Oscar De Paoli, classe 1937. Sono venuto a abitare al Pilastro, fra i primi, Giugno del del 66. 66. Anch'io mi chiamo Liotti Andrea, sono venuto a abitare al Pilastro nel giugno del 66, con i primi assegnatari, diciamo. Io mi chiamo Raimondi Tommaso, sono venuto a stare al Pilastro nel luglio del 66, infatti i primi 400 appartamenti che avevo fatto al Pilastro. Il servizio più importante che ci siamo accorti appena cambiò la stagione, perché noi siamo entrati in estate, e sull'autunno abbiamo cominciato a sentire il bisogno del riscaldamento che non c'era, e attorno a questa mancanza che si creò praticamente il comitato inquilini, e quindi la prima assemblea che convocammo così d'impeto, proprio con Spina e l'altro. Dov'è qui la foto della chiesa, prima che venisse consacrata, All'assemblea che è stata fatta dentro la la chiesa. prima assemblea che andammo si avvertirono tutte le 411 famiglie, come dicevo prima, facendo i pianisti sulle tastiere dei campanelli, suonando tutti, la gente veniva fuori, domani sera c'è l'assemblea. Per il riscaldamento praticamente c'erano tutti, erano tutte le famiglie. E lì proprio spontaneamente si formò questo comitato, mi ricordo benissimo che alla proposta chi vuol far parte del comitato ci fu una selva di mani alzate. Le lotte sono state fatte per il riscaldamento e dopo per le scuole, specialmente dopo. Dopo abbiamo avuto il problema delle scuole e bambini, perché i bambini andavano a scuola a San Sisto, perché veniva il pullman, le portavano avanti e indietro. Allora, siccome le scuole erano in fase ancora, allora per accelerare i tempi, lì il comitato inquilino si è dato da fare, perché il comitato inquilino è stato il primo organismo, diciamo, cittadino che si è dato da fare per quello che riguarda la completare il quartiere, sia per quello che riguardava gli autobus, quello che riguardava la farmacia, quello che riguardava tutto. Il Comitato Inquilino è stato il perno di tutto quello che dopo si è fatto. Sui beni, sì, sulle esigenze fondamentali delle persone e delle famiglie che ci siamo mossi. Però ecco, qui a questo punto bisogna dire che alcuni componenti del Comitato Inquilini, che io direi naturalmente si sono posti in prima linea, no? Hanno sempre avuto una visione larga, politica, unitaria, che ha trovato corrispondenza nelle istituzioni. Cioè non si è col quartieri, che erano appena nati, il primo presidente del quartiere, con il comune, cioè abbiamo trovato degli interlocutori attenti, sensibili. La conquista più grande che è stata realizzata, insomma, che abbiamo raggiunto, è stata la variante al piano di urbanizzazione del Pilastro, perché qui è stato detto prima, era previsto il raddoppio della parte vecchia. Questa era previsto praticamente il raddoppio di questa parte con in mezzo i servizi, appunto i silos che si è parlato prima. Praticamente realizzavano, come avevano già battezzato i progettisti, nuovo borgo medievale. Aveva, diciamo così, delle ispirazioni e dei condizionamenti culturali anche nobili, si può dire, no? Loro pensavano di facilitare la socializzazione
raggruppare sardine strette, sì, donnate per girare, sì, a piedi, in bicicletta, non macchine, sì, cioè, sì. Però noi ci siamo accorti di questo obbrobrio, proprio parlo personalmente, adesso faccio una parentesi, che da casa mia, dalla cucina, secondo piano, vedevamo San Luca. Anch'io, dalla cucina vedevo San Luca. Insomma, a un certo punto, dall'altra parte della strada, cominciamo a vedere un cantiere. Cioè, praticamente, questo quartiere si raddoppiava, ma rimaneva monocategoriale, cioè sempre un quartiere di operai, di gente, diciamo così, con certe con reddito basso, lavoratori con reddito basso che avevano bisogno della casa popolare, e quindi dal punto di vista sociale c'era il problema della delinquenza minorile, del disagio, quindi si rischiava veramente di fare un ghetto. Ed è qui che il comitato inquilini ha avuto dei apporti qualificati, no? Cominciato con chi era Govoni, e poi abbiamo proprio per questi rapporti unitari sempre e questo ascolto da parte delle istituzioni, il comune ci ha dato ascolto, e lì Campo Svenuti e Cervelati hanno recepito questo, e quindi cambio del piano urbanistico con inserimenti di altri soggetti sociali, quindi artigiani, cooperative di non so, di insegnanti, no? per costruire le abitazioni, no? Difatti Via Larga, il palazzone di Via Larga è tutto di una cooperativa che erano tutti insegnanti lì. Queste battaglie hanno riguardato anche il verde, cioè sempre. La scelta della variante fu proprio quella che tagliò la testa al toro, e lì ci rimaneva un coso di 10-12 ettari, capito, che era a disposizione, per cui con lì è stato quello che ha fatto vincere, diciamo, lì, perché è stata una battaglia grossa, no, per cui e invece con lì c'era ancora un polmone di Obono, perché sono tutte queste case lì. Con lì è quello che ha vinto, poi sai, dopo. Su questo io mi sento particolarmente orgoglioso di questa battaglia che abbiamo fatto allora, che i verdi, gli ecologici non c'erano, neanche in Europa allora. Mi ricordo che Zangheri dice, i verdi siamo noi, Zangheri, mi ricordo che lui era uno abbastanza, siamo noi i verdi. E abbiamo fatto questo rione, questo pezzo di città, uno dei posti con la percentuale di verde pro capite più alta, penso che sia la più alta di Bologna, a parte i Colli che lì, insomma. Questa l'altra faccia del quartiere Pilastro, no? Questa è l'altra faccia del quartiere Pilastro. Noi nei nostri momenti, parliamo del 70, 60, 69, 70 fino al 76, 77, abbiamo raccolto, tolto delle strade, tutti i bambini, con tutte le iniziative che facevamo noi. Qui c'è la genesi dell'attività sportiva nel villaggio, è un po' atipica rispetto a altre realtà dove è sempre prevalso il calcio. Noi qui abbiamo cominciato con le corse campestri e subito dopo l'atletica leggera. Tanto è vero che poi, appena avuto a disposizione le palestre dell'Ada Negri, come diceva Tommaso, abbiamo fatto l'attività della danza classica, ginnastica artistica. Sì. Pallacanestro. Poi dopo pallavolo, poi il calcio, il primo campo di calcio, sì, fatto grazie al contributo della Coop Costruzioni. Chi era che era Martino? Martino. Si chiama Coop Costruzioni, allora era quello dei selciatori, sì, no? Che ci portò di mattone, scarti di mattone. Sì.
per fare lo spogliatoio che l'abbiamo costruito noi. Non immaginate uno spogliatoio con le piastrelle, eh? Quando nell'attività culturale, ma a parte il fatto che la preoccupazione nostra era quella di tutti quei bambini, quei ragazzi, cioè bambini poi erano, che erano qua, dovevi far fare qualcosa, tutti i vari corsi, eccetera, anche loro. E poi un'altra innovazione, abbiamo fatto il carnevale dei bambini. L'obiettivo qual era? Che sui carri ci vanno tutti quelli che arrivano. Non c'è che tu vieni, tutti. L'ingresso ai carri era aperto a tutti, però i figli ce ne stavano, no? E tutti potevano lanciare le caramelle, un bambino che lancia via le caramelle, ecco, cioè la psicologia è quella lì, certo. Il perché fare mica per la caramella, però... Ma l'abbiamo fatto veramente con un grande impegno, perché era grosso l'impegno di fare, sia per quello che riguardava l'organizzazione del percorso, i coriandoli, i palloni, ma avevamo... Ma voi li facevate i coriandoli? Facevamo andato una tranciatina, tutto. Ma quello era fatto perché eri tranquillo, nel senso che davi qualcosa, infatti tutti aderivano, tutti correvano, tutti, capito? Era diffuso, non c'era un democristiano come noi, ma per l'amor di Dio, hai capito? Come? Questo era l'obiettivo, era quello lì, ed è, secondo me è valido anche oggi, però sai, io vedo. Poi dico anche un particolare non indifferente: il comitato di inquilini veniva eletto dai cittadini, andavo là con una lista, andavo a votare per dire, cioè non è che uno andava là a fare, capito come? C'era un comitato elettorale, sì, che seguiva diciamo tutto la genesi, tutto il percorso delle elezioni. Una cosa molto, molto seria, molto seria. Sì, noi siamo seri anche quando arriviamo. No, quello che volevo dire è che tutte questa storia, questi anni, naturalmente come in tutte le vicende umane ci sono stati anche dei momenti molto difficili che li abbiamo attraversati anche con grande sacrificio e sofferenza. Ecco, ma fa parte, diciamo, delle nostre esperienze e delle battaglie che non sempre sono state vittoriose. Qui così, forse naturalmente umano, abbiamo parlato anche così, sembra che sia stato tutto bello, ma di una cosa mi sento particolarmente orgoglioso di aver attraversato questi 50 anni, e che non so chi che venne per una cosa simile e disse che questa nostra vicenda della partecipazione, dell'impegno sociale di tanti di noi qui al Pilastro è stato uno dei pochissimi esempi che lui conosceva di urbanistica partecipata. Ma quando parlo di urbanistica intendo tutto quello che c'è dentro questa parola, no? Cioè l'urbanizzazione intesa come luogo di vita, di quotidianità e di vicende personali e collettive. E questa è una grande soddisfazione. Vi ringrazio di avercela raccontata.